Ciao e benvenuti. Nell'ultimo tutorial di Almeno tu nell'universo di Mia Martini ho eseguito il brano suonando degli accordi particolari, però effettivamente non ho fatto un tutorial, non li ho spiegati questi accordi. E qualcuno giustamente nei commenti ha scritto: Angelo, però potevi darci una mano a decifrare queste sigle. Purtroppo ho sempre meno tempo da dedicare a questo genere di video, spesso mi limito semplicemente ad eseguire il brano, però vi posso garantire che si tratta sempre di video didattici. Cerco sempre di mettere l'allievo in condizione di poter affrontare il brano, anche quando non lo spiego. Ma andiamo all'analisi del brano. Perché considero questi video utili dal punto di vista didattico? Perché cerco di limitare le difficoltà, o magari affrontarle per gradi. Ad esempio, ho lasciato sempre uguale la diteggiatura della mano destra, che suona sempre pollice, indice, medio anulare, indice. In modo da non dovere ogni volta pensare a qualcosa di diverso anche con la mano destra. Altrimenti avrei suonato in questo modo. Invece ho deciso di suonare sempre nello stesso modo. Per quanto riguarda gli accordi, invece, non ci spaventiamo leggendo quelle sigle particolari, perché lo scopo è soprattutto quello di interpretare questi accordi, queste sigle. E utilizziamo una bellissima canzone per poter imparare qualcosa di nuovo. Il primo accordo è un sol maggiore, che però io suonerò in questo modo. Perché? Non dovendo suonare la quinta e la prima corda, eviterò di mettere queste due dita e semplificherà anche la mia posizione. Il secondo accordo è un re maggiore, ma con un basso fa diesis. Il basso fa diesis si trova al secondo tasto della sesta corda, quindi a questo re maggiore dobbiamo aggiungere un fa diesis. Non suonando però la prima corda, potrò prendere questo accordo in questo modo. Poi re minore basso fa. Ora, la differenza tra re maggiore e re minore è questa, ma non suonando la prima corda, il re resterà uguale, nella stessa maniera, ma cambierà solo il basso. Se questo prima suonava come fa diesis, questo sarà un fa. Mi settima è questo. Non dovendo suonare il secondo tasto della quinta corda, perché suonerò il mi basso, posso suonare così o così. Scegliere voi. E già qui abbiamo fatto un bel passo avanti e la canzone inizia a prendere forma. Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama. Sol diesis maggiore o la bemolle maggiore. Poi la minore, settima, quinta bemolle. Questo accordo. Che volendo potreste suonare anche qui. Ma prendiamolo in questo modo. Poi re settima. Re settima è come un do settima, ma spostato qui. Preferisco suonarlo qui. Ma volendo potreste suonarlo anche qui, non siete obbligati a seguire questo mio arrangiamento. Sol minore, Sol minore, non dovendo suonare quinta e quarta corda, posso suonarli in questo modo, ma poi mi dice Sol minore, basso fa. Allora preparo già la posizione, Sol minore, basso fa, Mi minore, settima, quinta bemolle, che generalmente noi suoniamo in questo modo, ma siccome sto facendo un movimento di basso, suono Sol, Fa,
lascio, diciamo, questa piccola porzione di sol minore e cambio solo il basso. Sol minore basso fa, mi minore settima quinta bemolle. Ma volendo avrei potuto fare questo, sol minore con questo basso di sol, questo è un sol, al quinto tasto della quarta corda, fa, ce l'ho al terzo tasto della quinta corda, e poi avrei potuto prendere il mi minore settima quinta bemolle, come lo conosciamo. Quindi, o fare questo. O fare questo. Io preferisco suonare al basso. Poi la settima, che volendo potreste suonare anche prendendo la posizione, insomma, da voi conosciuta. Re minore settima quinta bemolle. Possiamo prenderlo qui, questo accordo. Io lo prendo qui. Sol settima. Do minore. Do minore basso si bemolle. Questo è un si bemolle. In realtà così avrei dovuto scrivere do minore settima basso si bemolle, perché togliendo il dito per poter suonare il si bemolle alla sesta corda, al sesto tasto, creo anche un accordo di minore settima. Qui si crea questo effetto do si bemolle la bemolle do minore. Do minore del basso si bemolle, la bemolle maggiore. Re settima. Nel video faccio anche questo, potrei rimanere qui con il re settima, perché faccio questo movimento di basso? Re settima. Questo diventa un re settima basso la. Lo faccio perché devo andare al sol, quindi crea un movimento di basso ancora più interessante. E vado infine al sol quarta. Avrei dovuto scrivere sol sus 4 perché è un accordo sospeso, non ho il si che è la terza dell'accordo, quindi ci dà il modo dell'accordo. Però poi arriva in realtà il sol maggiore. Sai, la gente strana si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà a noi senza serietà. Tutto suona in maniera simile finché arriviamo a re minore settima quinta bemolle, sol settima, continuamente, scioccamente, tu, e si apre sul re maggiore. Continuamente do sus 4, c'è scritto do 4, un do quarta, ma in realtà è un do sus 4, a meno che non decidiamo di suonare anche il mi prima corda a vuoto, ma io suonando in questo modo diciamo che diventa do maggiore immediatamente dopo. Do sus 4, do maggiore, mi bemolle lo prendo qui come un do maggiore con l'uno al quarto tasto. In realtà è un accordo particolare perché è composto solo dal mi bemolle, terzo e primo dito, e terza corda a vuoto e il 2 sul quinto tasto della quarta corda sono due note sol, quindi è composto questo accordo soltanto da due note, sono due raddoppi, due mi bemolle e due sol. Sul ritornello, re maggiore. Sei diverso, almeno tu. Fin qui
problema, qui un do sesta e un do maggiore con la sesta. La sesta di do maggiore è un la, questo è do maggiore, ovviamente sono costretto a prendere una con una diteggiatura particolare, non più questa, do sesta, poi nell'universo si settima quarta, si settima. Un punto sei che non ruota ma intorno a me un sole che splende per me soltanto come un diamante. Fin qui nessun problema, adesso c'è un accordo, sol maggiore, basso la. Il sol maggiore, volendo, possiamo suonarlo anche solo con questa triade in forma di rivolto, quarta corda, terza corda e seconda corda a vuoto. Questo è un sol maggiore. Se aggiungiamo il la basso, che è anche una quinta corda a vuoto, abbiamo un sol maggiore basso la. Ma avreste potuto suonarlo anche in questo modo. Questa è una triade di fa. Spostandola di due tasti abbiamo fa, fa diesis, sol. Eccolo qui, con il basso la, quinta corda a vuoto. Oppure suonandolo in questo modo. Accordo bellissimo. Sol maggiore basso la. Sulla fine del ritornello abbiamo anche questo re maggiore, undicesima, mettendo il sol, terza corda a vuoto, quindi un po' come il mi bemolle che abbiamo visto prima, però con l'uno al terzo tasto. Re undicesima, poi re settima. E qui suono dei bicordi, seconda e terza corda, torno a un re settima qui in prima posizione suonando ancora seconda e terza corda e poi riprendo con la strofa. Di più, re undicesima, re settima, bicordo, bicordo e riprendo. E con questo è tutto, mi auguro che adesso sia tutto più chiaro, ci vediamo al prossimo video o al prossimo tutorial. Ciao!